Buon pomeriggio, cari videospettatori, e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi ci segue su YouTube e invito loro, come sempre, a venire in diretta su Twitch, perché ragazzi siamo in diretta su Twitch tutti i giorni, quindi venite a cazzeggiare insieme a noi, venite a cazzeggiare insieme a noi. E oggi, e oggi, e oggi continuiamo Days Gone. Days Gone, che stavamo in un posto un po' di cacca, devo dire la verità, che ieri sarà buggato tutto. Spero che oggi vada come deve andare. Che non uscirono gli zombie l'ultima volta. Solo che ci dobbiamo rifare tutta la missione della caverna, però vabbè. Però vabbè. Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, ma cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi stanno mutando. Beh, questo Alcuni possiamo sono anche più veloci. saltare, che già l'abbiamo visto. Il segnale di rilevamento proviene dal Monte Scott. C'è una caverna. Il soggetto che stai cercando ha un metabolismo super accelerato. Potrebbe trovarsi lì. Dovresti svolgere un'ulteriore verifica. Abbiamo inviato lì una No! squadra, a piedi, ma non sono mai tornati. Sì. Trovi, avvisami. Versi di noi qui, attendo le risposte. Quindi, che altro puoi dirmi del curioso che stai seguendo? Vaffanculo. Restano parecchi punti oscuri. Sappiamo solo che gli infetti stanno mutando. Si tratta di qualcosa come un salto evolutivo di milioni di anni. Pensiamo che stiano comunicando tra loro attraverso i feromoni, come formiche, api e altri. Sai, eppure a me sembra che tu stia sparando. Non sentiremo mai la fine di questa cosa che dicono. Vabbè. O'Brien, sono alla caverna. Sto per entrare qui. Ok. O'Brien, quanti uomini ci sono? Insomma, quanti ne hai persi? Quattro. Quattro uomini. Un ricercatore e tre soldati. Dio santo, O'Brien, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. O'Brien, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12. Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. No, ma non ci ha detto niente di straordinario. Questo mi sa che ieri non l'avevamo sentito comunque. Vediamo com'è morto. Che diavolo era? È andato giù veloce. O'Brien, ho trovato un altro dei tuoi. Il tesserino dice HS Patterson. Ok, grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, O'Brien. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Non risponde alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere.
Grazie per l'aiuto. Ah, ok, qua già c'è. Perfetto, non ce lo devo. Vediamo se traccio. Questo era il primo, quindi ci serve. Altri tre ne abbiamo da trovare. Però andiamo al qui. Razzo. Sì, è la direzione giusta. Ah, eccone uno. Qui un altro. Su di qua. Vorrei che ci stiamo avvicinando senza trovare tutti i cadaveri. Merda, non se n'è neanche accorto. O'Brien, ho trovato il tuo uomo. È morto. Si chiama G. Hernandez. Com'è successo? Non sono un coroner, O'Brien. Cosa vuoi che ne sappia? Qualcosa l'ha aperto in due. Questo furioso che sto cercando. C'è qualcosa che non mi hai detto? Non che mi risulti. O'Brien, chiudo. Avevo visto un ingresso di una caverna. Dove cazzo l'avevo visto? Ho detto poi ci passo. Deve essere Cooper. Che stavi facendo qui, amico? Ah, qua già siamo dove stavamo ieri. No, no, no. Ce ne manca ancora un altro da trovare. Noi venivamo da qua. Qua era forse. C'è niente però. Qua non c'è niente. Ah, era questa l'entrata che volevo vedere. C'è niente, vediamo di qua se c'è qualcosa. No. Vediamo troppo. Un po' vicino. Ah no, eccolo qua invece. O'Brien, ne ho trovato un altro. Il tesserino dice che si chiamava Robinson. Ok. Ok. Grazie, avvertirò la famiglia. Quindi voi avete delle famiglie? Siete riusciti a salvarle quando è andato tutto a puttane? Non mi vergogno di essere stato fortunato, o più fortunato di altri. Sì, alcuni di noi hanno portato via la famiglia, non tutti, qualcuno. È un'ottima notizia, Brian. Buon per te. Ehi, non è colpa nostra. Certo. Che c'ha la coda di paglia questo? Ecco l'ultimo. Cooper, ci sei? C'è nessuno? Nero Team Bravo, rispondete. Qui è il comandante James O'Brien. Rispondete se ricevete questo messaggio. Coop, rispondimi. Oh, difficile che sta qua a terra. Non è un bello aspetto. Oh, merda. Che cazzo è successo? Se ci prendo tutta sta roba, perché non me la... Ok. O'Brien, ho trovato l'ultimo dei tuoi. Un certo Cooper. Ricevuto. Oh no! Aspetta, è ancora vivo, aspetta. Ehi, hey, Cooper, Cooper. Ehi, ehi, ehi. Guardami, guardami. Sono qui per aiutarti, capito? Cooper! Cooper, rispondi! Sono... mi spiace. Sono morti. Tutti morti. Andiamo. Oh,
Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui. Mando un'altra squadra. No, no, no. La mia tuta è andata. Non ce la faccio. Voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa. Vuoi dire che è stato un furioso a fare questo? L'ombra. L'ombra. Cooper! Cooper, mi senti? Jen! Sono qui! Ti sento! Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami! Ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Jen, è stato bello sentire la tua voce. Prego l'ora di zombie. Ecco. Ah no, questa. Ah no, dobbiamo prima uccidere il tipo, vero? Me l'avevo scordato. Ok, questo pure si era buggato da qualche parte. Che cosa ho a che fare qui, O'Brien? Dimmelo. I ragazzi del laboratorio lo chiamavano Ombra. Ombra? Perché si allunga? È nero. Che fa? No, è solo veloce. Abbiamo visto toccare i 60 km orari. 60? Dio. Ed è anche forte. Forse dovresti rinunciare. No, 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 no. Al diavolo. Non rinuncio proprio a niente. Tu qui non c'entri. Ora sì, se il gioco chiudo. Che cazzo è andato ora? Forza, entra! Ok, è andato. Andiamo, figlio. Porca. Dio, è troppo veloce. Cazzo! Devo rallentarlo. Devo rallentarlo. Così, potrebbe funzionare. Non gli faccio niente comunque con questi colpi. Ma con la mazza lo distruggo. Forse è un dispositivo di rilevamento. Prendilo, possiamo usarlo per tirarti fuori. Cosa? Come, O'Brien? Con gli infrarossi possiamo seguire i movimenti dell'orda. Prendilo! Aspetta, prima di prendere... No! Prendere prima la roba. Spero che ne farmi sarà pieno, O'Brien. O'Brien! Ho i tuoi campioni. St. John! Via da lì! Cosa? Va via da lì subito! Arriva un'orda! Cazzo, lo scherzo! Merda, si stanno avvicinando! E ora di chiudere la pista. Dove cazzo scappi? Yeah!
No, non mi fa scendere da qua. Che brutta fine, che brutta fine. Merda, si stanno avvicinando. Sì, è ora di chiudere la questione. Ma non c'ho niente io. A parte gli attrattori esplosivi che non vedo più d'altro. Prendere attrattore non mi serve, trappole non mi servono, solo le bombe potrei buttargli. E io andrò a fare così. Non è seguito. Porca puttana, non ce ne sono ancora. Vaffanculo. Vaffanculo. Ma ne sono un botto, ne sono. Merda, si stanno avvicinando. Non ti servirà. Allora. C'era un attrattore esplosivo là. Thank you.
sbaglio. Abbiamo finito? Ok, abbiamo finito. Cristo, Brian. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo. O'Brien, sono morti in quattro per questo. È valsa la pena? Ma che diavolo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno te ne che vai mi ricordi. In giro volando su un elicottero sopra l'incubo, poi strisci nel tuo comodo bunker sotterraneo, dove accidenti sei tu. Tu non sai come funziona qui fuori, quanto costa questa sopravvivere. Sono... Conoscevi quegli uomini, Cooper. Non avevano idea di cosa li aspettasse per lui, sì. Vero? Eh? Vero! Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'elicottero. Forse stavolta ci salirai con lei. Azzo. Azzo, se l'è proprio presa. Frecciatine del cazzo. Dardo avvelenato. Trova l'anarchico. Che missione è trova l'anarchico? Perché me la dà anche come principale, tra l'altro? Vabbè, torniamo prima da Sara, va? Poi vediamo. Poi vediamo. Sono scappati. Ce l'abbiamo una benza. Ma quanta roba. Giusto, devo finire di bruciare questi nidi. Poco per poco, ma ce la fa. Ce la fa, in qualche modo. Non proprio, visto che sento rumori assurdi di sta moto. Quando sta? Vabbè. Sta un po', cioè. Diciamoci un po' di proiettili che c'hanno qua dentro. Vabbè, sono al massimo di proiettili. Ottimo. Andiamolo. Tranquilli ragazzi, il traditore finisco di bruciarvi. La moto l'ho investita ed è morto sto puma. Grandissimo. Ne ho pure la carne che sono soldi. All'accampamento servirà.
chissà se tu mi penserai. Aprite, dai. Prepariamo prima la moto, se no poi mi dimentico. Ehi, Dick, caporale. Sergente. Rifornimento. Ripara. Sì, posso aggiustarla. Ok. Caporale St. John. Dick, ci vediamo. E portiamo sta roba. Vediamo che succede comunque, non so che può succedere. Che cosa può succedere? Beh, vuoi assaggiare? Fai pure. Grazie, caporale. Sei stato attento? Questa roba è tossica. Sì, sì, certo, signora. Ascolta un piano, non c'è tempo per le spiegazioni, ma tornerò qui tra poco. Preparati a tagliare la corda, ok? Caporale, non ti ho ringraziato. Riposo. Continuo. Ancora questa spia anarchica, non la voglio fare questa spia anarchica. Io c'ho da parlare anche col tipo questo che stava qua vicino, eccolo, e ci portiamo il lettore MP3. Allora, com'è andata? Non ho trovato di meglio. Oh, accidenti, cosa abbiamo qui? Oh, fratello, sei un vero eroe! Come no? Grazie! Ti serve altro? Hai bisogno di... Non lo cagavo anche più. Certo. Caporale St. John, hai tutto il mio rispetto. Io e te siamo fratelli. Ok, fatto anche questo. Ora vediamo che missione ci abbiamo da fare. Mi sembra strano che dobbiamo fare questa missione comunque. Vabbè, andiamo a vedere. La moto dove cavolo l'ho messo? Dove sta abilità? Annulla il consumo di concentrazione quando ricarica un'arma a distanza. Riduce il tempo di ricarica per le armi a distanza. Vabbè, prendiamoci questo. E con le armi veramente faccio poco danno. Non me ne devo comprare qualche arma decente. Vediamo un po' a proposito, vediamo un po' che armi c'hanno qua. Caporale Deacon St. John. Armi. Sergente, come va la vita?
Cioè questo è più preciso e ha più cadenza di fuoco. E c'ha 30 colpi pure. Quasi quasi a posto di sta cappa stupido. Andiamo tra questo e questo. C'ha più precisione e meno cadenza di fuoco, mentre invece questo c'ha giustamente l'inverso. Perché c'ha. Fa. Ti sei innamorato di me? Danno. Ho anche altro da fare, sai? Ah no, questo è apposta il fucile a pompa, vero? Intanto questo lo posso anche acquistare. No, posso la pistola, questo è nettamente migliore, ma non lo posso acquistare perché siamo a due. Quindi, come non detto. Devo provare questa. Questo quanto costa? 3.000, vai. Ah sì, ce l'ho anch'io. Culo, va. Un vero gioiellino. E poi ci compriamo anche questo. Sta attento però, rischi di spararti in un occhio. Ho soldi da buttare, armadietto. Ok. Perfetto. Arma primaria, purtroppo abbiamo solo il fucile. Dovrei togliere il fucile per comprarmi una mitraglietta, ma non mi convincevano queste mitragliette. Vabbè, ma sai che dico, tanto alla fine. Noi proviamo. Questa è roba sopraffina, ti avverto. Ah? Ah, ok. Che ci frega, che ci frega, che ci importa. Caporale St. John, ci vediamo in giro. Allora, le taglie. Caporale, come va? Ehi là, sergente, ancora quante viva. Quante cavolo di taglie c'ho? Va bene. È tutto. Caporale St. John, cucina. Fa attenzione. Cucina sta lì. Va via, amico, circolare! Andiamoci tutto. Per oggi ho solo questo. Spero che per domani ci sia più pesce. Dovremo assegnare altri uomini alla pesca. Poi le munizioni qua ce l'ho carica, sì. A modo sta a posto, quindi possiamo anche andarcela a fanculo. Uscire dall'altro lato. Ci chiama qualcuno o dobbiamo per forza andare a fare questa, ecco. No, la finta era. L'ho ucciso praticamente. Perché non è riuscito a saltare? Non ho capito, non ho usato il nostro.
paura. Non è male, però. Aia. Ah, smettete. Iniziamoci a fare le band. Ok. Ehi, già non ho più materiale. Ah no, devo creare, non usare, mannaggia. 3. Devo riparare anche la persona prima che si distrugga del tutto. Ripariamo. Ok. Ok. Diamoci le munizioni. Il nido fa qua un nido. Ora già l'ho bruciato questo. Questo mi sa già l'ho bruciato. Quali sono i nidi da bruciare? Questo mi trovo qua. Oh, ma che è là? Fuoco. Cioè me lo fa vedere così vicino e poi lontano. Bastardo. Nido qua dove sta? Non lo so ancora. Mi manca l'ultimo nido qua, ma non so dove sia. Un giro qua intorno. Rischiamo? Ci arrischiamo? Salviamo. Sì, giusto. Qui erano rimasti altri nidi da bruciare. Cosa no? Dove cavolo stava la scala? Eccola qua. Ah, qua andiamo dietro, ok. Ho capito dove siamo. Allora, scusatemi un attimo, ma... Tornerò un'altra volta per finire di bruciare i nidi. Ma sti nidi, sto nido che è rimasto, dove cazzo sta allora? So già come usarti.
Qua da dove siamo venuti? Qua è quello che ho bruciato. Già bruciato, forse là sopra. Allora quello non l'ho bruciato. Sento puzza di vita. Questo era l'ultimo. Costruite i vostri nidi da un'altra parte, fuisi del cazzo. Tipo un colosso. Sì, grande. Sarà sopra però. Sta sopra. Ma non ci prendiamo la moto. E scene andiamo. E scene andiamo. Se mi fa girare però. Fatto girare. Via. Devo fare per forza questa missione, vabbè. Qua ci stanno i lupi mannari prima, ci sono ancora qui i cadaveri. C'è un po' di benza, e se non erro qua ce n'era un bel po' di benza a terra, giusto? Una sirena. Sirena! Sirena! Senza... Sirena! Non si cazzo! Questo la sirena dove cazzo è andato? La sirena in tutto questo dove cazzo è andato? Ma sono perso.
Sì, altro cazzo stava. No, mo gli uccido la sirena, eccola là. La stronza. Ok. E pure i lupi, cioè. Vale la pena controllare. Solo rottami mi stanno dando questi. Che non è male. Quelli stanno qua. Qua siamo pieni. Allora ci curiamo pure. Ci costruiamo un po' di kit medici. Ne abbiamo giusti. Questa me la devo anche creare. Una, due, non ne ho più. Ok, qua creiamo questa. Questa possiamo creare, sì. Perfetto. Da remoto, ma che cazzo lo usiamo? Manco lo usiamo. Pure gli attrattori qua, manco lo usiamo. Vabbè. Abbiamo preso tutto. Allora, ripariamoci questo. Perfetto. Allora. Fate sempre consumare queste cose. Potrebbero servirmi. Rottami. Sono qua. Vediamo se ci dà altra roba ora la macchina della polizia. Anche la terra, quindi. Ah, una sega circolare là. Lama circolare. Ok. Vediamo un po'. Tutte queste piante qua stanno. Non ci servono a niente sta roba, non ci fa fare niente con questa. Però vabbè. Andiamo. La prendiamo, la vedo prepotente. Poi c'erano anche i rottami. Ecco qua. Potevamo farne anche altre di queste, no? Che ci serve? Polistirene. Qua dentro non c'è niente. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai.
Devo girare. Manco la strada, guardo. Ehi, amico. Ricorda, il capitano Curi lo descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa, non lo raggiungerai più. Quindi con la moto lo devo seguire. Questo è tutto da vedere. San John, chiudo. Quindi con la moto lo devo seguire a questo. Ma se c'è qualcosa, mazza. Prendiamo questa roba qua. No, non voglio. Okay. Ecco, altri chiodi stanno qua. Ci abbiamo qualche altra cosa da prendere? Sì, kit medico. Ma no, il disinfettante. Vediamo, vediamo se c'è qualche altra cosa intorno. Che poi dopo non ce la farà prendere sicuro. Qua a terra. Vabbè, la mazza. Vabbè. Vediamo. Centro. Colonnello l'ho avvistato. Ma dai, non ti arrendi! Eh? Figlio di un cane! Resta ad avvicinarlo. Le macchine messe qua a posto, cazzo per... di merda, ferma la cazzo di moto! Adesso ti asfalto! La mia moto! Niente, oh! Mi devi spiegare come ho fatto a sbattere qua vicino buttandomi a terra. Non farlo fuggire, Dick! Grazie, è andato. Sì, vabbò. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo lo stesso. Vabbè, ma dove è andato ora? Cioè, come faccio ad andare dall'altro lato? Vabbè, l'ho perso. Vabbè, iniziamo. Descrive come uno dei nostri migliori centauri. Se ti scappa, non lo raggiungerai più. Questo è tutto da vedere. San John, chiudo. Ti fermi o no? Ci sono. Allora, prendiamoci la roba qua. Prendiamoci la roba qua sopra. Ok, vediamo. Che succede vediamo qui? Il cadavere. Sì, eccoti qui. Colonnello, ma c'erano anche i chiodi là. Ah, si è bloccato. Ah, ecco. Comparso da nulla. Ma dai, non ti arresti! Figlio di un cane! Nostro, ma non lo devo usare. No, no, preso, addio.
Ok, sono stronzo. Come andiamo, vecchio? Cavolo, c'ha in faccia. Sai che hai avuto una giornatina movimentata. Come piace a te. Ma già ti ho preso vivo. Beh, l'ho appena fatto. Cioè. Non che mi interessi, per me cambia poco. Anarchici di merda. Colonnello, l'ho preso. Ah, l'aria anarchia. Subito le coordinate. Ottimo lavoro, caporale. Dovrebbe reggere. Non lasciarmi qui. L'ombra della morte, devo tornare in base. Aiuta Sara a fuggire da Wizard Island, di già. Ok. Lasciarmi qui! Aspetta, non puoi abbandonarmi, i furiosi! I furiosi mi... Roba strana qua a terra. Oh, kit medico. È un orso quello. Aspetta, un po' di benzina in realtà. Vabbè. Ma ce dovremmo fare. 1,6 km. Là che corrono. E qua a terra stava la benzina, infatti, eccola qua. Perfetto. Almeno non ce la rischiamo e non paghiamo per rifornire. Meno un po'. Sì. Fallo un'altra. Fallo un'altra volta di capriola. Dai. Non so come lo evita. Così non ce la faccio. Ok, devo prendere proprio il punto più alto. Faccio sto salto. Vabbè. Insomma, non ti volevo uccidere in realtà, ma vabbè. Se tu penserai, se con i tuoi non parli mai. Apriti sesamo. Sedano. Allora, però, fermiamoci qua. Comunque ripariamo la moto prima. Dicon, caporale St. John, piacere di vederti. Ehi, sergente.
R continua. Okay, mi vado a prendere anche le munizioni. Dick, caporale, ci vediamo. Caporale Deacon St. John. Sergente, come butta? Ho sbagliato. Scorte, questo, invio. Bene, mi farai diventare triliardario. Terra pieno, inventario pieno. Qua non possiamo comprare niente. Kit medico non ci interessa. Granata. Oggi ti dai alle spese pazze, eh? Ah, spendaccione. Sì, perfetto. Ah, finalmente si ragiona. Ok. Ok. Vediamo le taglie. Vediamo, caporale St. John. Si toglie dalle scatole. Che roba è? Caporale, come va? Sergente, è tutto liscio, sì? E poi abbiamo anche delle piante da poter vendere. Non dovresti essere qui. Fatti. Non ho altro oggi. Ok. Ma per poco, siamo a 11.000, cioè per poco, siamo a metà della per farlo salire ancora. Ma dobbiamo sentire un'altra volta a quello. L'ombra della morte. Se avanzi nella storia ti saranno temporaneamente precluse. Ah. Quindi qua andiamo avanti. Ok. Quindi scappiamo da questo campo. Ok, vabbè. Andiamo. Non me lo fa fare più. Andiamo indietro. Andiamo avanti. Ecco, conferma, vai. Vediamo che succede. Che succede? Ho avuto una rivelazione. Ma diciamo, questo c'ha problemi, secondo me. Un gruppo di reclute si è unito ai nostri ranghi e ha prestato giuramento. Vengono da lontano, da est, ovest, sud e nord. Niente più. E il loro arrivo qui, proprio adesso, non è una coincidenza. Portano notizia di altri campi, come quelli a sud, che abbiamo purificato. Campi pieni di degenerati, ladri, assassini e tossicomani. Essi sono una minaccia per tutti. Ogni giorno viviamo all'ombra della morte. Ma non possiamo imputare le tenebre alle orde di furiosi che ci circondano. Loro esistono per volontà di Dio. Loro incarnano il castigo di Dio. No. Non sono i furiosi a minacciare la nostra esistenza. Sono gli uomini come noi. Giustamente. E come Noè, prima di noi, abbiamo costruito un'arca per il genere umano. Così da salvarne il sapere e per poter rifondare la nostra civiltà al termine del diluvio. Ma in quest'era, al crepuscolo del mondo, Dio non ha innalzato gli oceani dai loro letti perché potessero trascinare via i dannati. Non ci sarà nessun dannato battesimo dell'acqua. No, perché questa volta noi siamo il diluvio. Noi siamo gli araldi destinati a battezzare il mondo con il fuoco. Quest'oggi ha inizio una guerra santa contro i peccatori che hanno osato scatenare l'ira di Dio. Muoveremo verso nord per scovare i depravati e purificarli. O'Brien, sono St. John, rispondi. Ti ricevo. Spero tu sia pronto perché ci siamo. Non si può più aspettare. Dammi le coordinate. Fatto. Aspetta, dove sei? Al centro di Crater Lake, nel campo di Wizard Island. Hai disattivato gli RPG? Merda, ancora no. Vado subito. Chiama quando hai fatto.
O'Brien, chiudo. Cioè, questi ci vengono a prendere dentro al campo, ma sono pazzi. Devo arrivare agli RPG. Dove? Dove saranno? Ah, le torri. Sì, saranno sulle torri. Esatto, circolare. Ma attaccare altri campi? Cazzo, è crudele. Portami da mangiare, già che ci sei. Sì, certo. Avanti, maledetto. Ok, fatto. Devo tornare da Sara. Sara, tenente Whittaker. Sara, che cammina sopra i tetti. Resisti, arrivo. Non puoi montare la guardia o quello che è da fuori? Sono gli ordini. Devo tenerla sempre sott'occhio. Chi è O'Brien e come ci farà uscire? Te l'ho detto, ti ho trovata grazie a lui. Era il soldato della Nero presente la notte in cui ti ho messa sull'elicottero. Della Nero? Oh, merda, Weaver! No, 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 quella! La bomba! Oddio, ci lascia andare. Weaver ci lascia andare. Certo, mio amico ormai. Mio amico. Ok, aspetta qui. Ehi, forza. Aggiriamoli. Ok. O'Brien, il tizio sull'elicottero della Nero, vieni qui. Sì, ascolta. È una lunga storia, ti racconterò tutto più tardi. Volano ancora? Cavolo, dicono, allora hanno risorse, laboratori, equipaggiamento. Certo, sicuramente è così. Senti, puoi chiederlo a O'Brien quando lo vedrai. Un'altra guardia. Ma se lo uccidessi io con la pistola? Facciamo prima. Sta attenta. Devo davvero questo. Non posso prenderla io. Soldato, che stai facendo? Mi spiace, signora, questa zona è interdetta. Come osi controbattere a uno? Dei cosa? Bene. E che ha perso? Ma ha perso qualcosa, sto tipo. Un'altra guardia. Provo a farlo spostare. Sta attenta. Ben fatto. Forza, ci siamo quasi. Ho voglia di rivedere Boozer. Quindi vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossi un diretto. Diciamo, se crolla tutto qua. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo. È come un fratello maggiore. È difficile legare. Ok, ora c'è tutto. Aspetta, lo distraggo io. Chi va là? Adesso sei mio! Ma perché mi abbia beccato a me? Con quella che gli è passata avanti? Ho voglia di rivedere Boozer. Quindi vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossimo diretti alla Cloverdale. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo. È come un fratello maggiore. È difficile legare al giorno d'oggi. E io che devo fare? Soldato, qui per favore. Signora, qui è vietato. Dubiti di me, soldato? Vedi questi grani. Cosa? Ottimo lavoro. Una grande squadra. Vedo la luce del sole. Dai, siamo quasi fuori. Sì, ok, ci siamo. Siamo al cono. Sembra troppo facile. Ok, è fatta. Perché non c'è? Dov'è O'Brien? Arriva subito, vedrai. Ora dobbiamo... Oh, merda. Signori, questa è la sommità del cono. Da qui si gode una vista mozzafiato. Oh, tenente. Ho pensato di mostrare l'isola a questo gruppo di nuove reclute. Stiamo per scendere all'arca. Perché non viene con noi? Signori, vi presento il tenente Whittaker.
Dirige una squadra di ricerca che tenta di produrre veleni efficaci contro i nemici. Traditore! Aspetta, no! Stai dietro! Che cazzo? Matt, stavo dove cercando vai? Di dirti. Non l'ascolti. Quest'uomo è un assassino, ma una spia. Ricorda il campo di cui le parlavo. Mi conosci, è stato Matt. Elon Mike, il capo di Lost Lake, a mandarlo. Ah, no, non è vero. Non ho mai visto questo stronzo in tutta la deve mia vita. Deve fidarsi di me, colonnello. Basta! Va avanti. Sto ascoltando. Le assicuro che lui è una spia. Matt, è fuori di testa e poi non lo conosci neanche. No, si è inventato dal nulla, eppure da quale cazzo di campo sarei stato mandato? È questo che lei pensa, che come si chiama? È tutto vero. Gli faccia scoprire la schiena. Cosa? Sei... Facci vedere. Basta, la... silenzio! Non lo ripeterò. Ora scopriremo la verità su questa faccenda. Non dirai falsa testimonianza contro il prossimo tuo. Capitano Curi, era l'ottavo o il nono comandamento? Non ricordo esattamente. Dimmi cosa hai visto e non mentirmi, ragazzo. Lo scoprirei. Al campo di Lost Lake ha assalito una donna. Ma che cazzo! Caporale! Lui era a torso nudo e gli ho visto un tatuaggio. Ce l'ha sulla schiena. È tipo un disegno satanico. Una specie di cane, un cane morto che spezza una catena usando le zanne. L'ho strappato da lei. Ma era ubriaco, sembrava un demonio. Chissà che avrebbe fatto. Non deve crederci. Io non ho ucciso nessuno, la verità è. Mi faccia scoprire la schiena e vedremo chi è il bugiardo. Mi dispiace, colonnello, è una vera follia. Voltalo. Porti indosso l'effigie di Cerbero, guardiano dell'Ade. Appropriato per un uomo emerso dall'inferno della criminalità. Ma tu non sei Cerbero, non è vero? Di con St. John. Non deve credere. Ti nascondi dietro nomi angelici. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... E che quel bastardo è stato cacciato dal campo, mi ascolti! E invece tu, tenente? Che strano che tu fossi con il randagio quando è arrivato l'elicottero della Nero. Non capisco di cosa parli, colonnello. Eri in un campo della Nero invaso dai mostri. Da quanto tempo ci stai spiando? Da quanto? Matt, te lo giuro, ti giuro. Altre bugie! Ok. Dai randagi posso aspettarmelo. Perché il tradimento è nella loro stessa natura! Ma un ufficiale... Colonnello! Sono stato io! Oh! Sono io! Colonnello, sono io che ho mentito. Ho una radio in tasca, può guardare lei stesso. Li ho chiamati io. E poi ho mentito. Ho mentito al tenente. Gli ho detto che mi serviva aiuto per controllare un carico. Ma in realtà pensavo di prenderla in ostaggio. Dico St. John, randagio. Mi ricevi? Qui è la Nero. Randagio, sono O'Brien. Mi dispiace. Il caporale St. John non è disponibile. Come? Chi parla? A volte... la ricerca della verità... esige il sangue di vittime... innocenti. Mi dispiace, mia cara. Libera il soldato... Sarkozy, giusto? Sì. Sarkozy. E tu, Curi? Schizzo. Chiudi in cielo questo randagio. Domani alle 7:00 sarà sottoposto a processo. E sarà impiccato. Alle 7:00, però, mi raccomando. Tenente, chiudiamola qui. Il lavoro ci attende. Vieni.
Voglio saperne di più su questo Lost Lake. Sì, signore, mi chieda pure. Tenente! Prego. In piedi. Forza. Guarda pure male, che cazzo devi fare? Beh, allora sei sveglio. Ma dove? Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Mo ci spiega qualcosa sull'anello questo, vediamo. Perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì. E tua moglie non era Beth. No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Cazzo, ci salva questo. E noi quello volevamo uccidere. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? C'è una nuova lanza. Rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì. Per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti no, spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. Ah, e devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Sandiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna. Dico, St. John. Colpo di scena assurdo. Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Colpo di scena assurdo. Eh sì, Nanoland, un po'. Forse non è tardi. Il lavoro se ne deve fare poco, e quel poco si deve anche farselo fare. Sempre quello è il discorso, sempre quello. No, comunque abbiamo tentato di scappare, ma ci hanno beccato praticamente, sia a noi che a Sara. Ovviamente abbiamo mentito perché per salvarla, abbiamo detto che era tutta una messa in scena, che la volevamo rapire. E ci dovevano impiccare, però il colonnello Curi ci ha salvato, non ci ha fatto impiccare praticamente. Verso nord, devo salvare Boozer. E ci ha detto anche che l'anello... Ci ha ridato anche l'anello, tra l'altro. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Come? Ma scusate, scusami un attimo, come no? Posso aiutare loro? Ma scusa, non andiamo a salvare a Sara, ma stiamo scherzando? Grazie, Sara. Mi dispiace, ma io non mi arrendo. Troverò il modo, tornerò a prenderti, lo giuro sul Dio, tornerò da te. Devo andare a nord e seguire la... Che cazzo, questo è il più importante, allucinante. No vabbè, ma in realtà è così perché stanno...
questo accampamento vuole attaccare Lost Lake. Perché giustamente c'è Schizzo. C'è Schizzo che si è alleato con sto tipo. Senti, di qua, direzione nord. Presidio, merda, questo non c'era prima. Posso già. Ecco. Porca puttana. Cazzo, non vale così. Abbassati, abbassati. Curiamoci. C'è qualcuno che mi spara con dei colpi assurdi. Vai tu con sta bomba. Adesso sto sotto cazzo, ciao. Andiamo, andiamo. Ehi, 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 San John, abbiamo l'ordine di sparargli a vista. Ah, troppo zoom. Buono. Finalmente, cazzo. Ok. Vabbè, prendiamoci un po' di roba, tanto non mica andiamo di fretta. Mica andiamo di fretta, ragazzi, mica andiamo di fretta. Potrebbe servirmi. Ok. I rottami servono sempre. Perfetto. No, c'è qualcuno da prendere qua dietro. Eccolo qua. Andiamo a ripararci la moto. La posso riparare? Ah, perché ora siamo tipo in missione, quindi non posso. Cioè non si può rompere la moto, perfetto. Ma c'è un altro qua. Ma là sopra, non ci posso andare per là sopra. Non c'è niente. Meno che non lo posso. Il cadavere comunque non lo vedo. Vedo l'arma, ma non vedo il cadavere. Meglio di niente. Sì. Okay. Metti qua, metti qua. Si armi ridicole. Altri rottami. Prendiamo tutto. Uomini in arrivo. Sta ancora qua. Vieni fuori. Ma io da dove passo? Arrivano! Sparato! Ma io non ho capito mo dove passo. Ah, devo spostare quella macchina, ok. Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Già, come immaginavo.
Ok, andiamo alla moto. Andiamo alla moto. Ho visto una lama. Resisti, Mose. Arriva. Altro. Ma vaffanculo, non stavo sparando. Dove cazzo li devo colpire? Sta aspettando, ammazziamolo! Preparati a bruciare! Ma questo... ah, ecco. Adesso sei mi... No, se c'è qualcun altro. Mi farò strada un botto alla volta. Che cazzo è sta cosa? Che hanno fatto a fare? Come si apre questa porta? La devo far saltare in aria? Giusto? Aspetta. Cazzo, hanno occupato il vecchio presidio della Nero. Passerò senza combattere. Il traditore, uccidiamolo! Coraggio, avanti! E St. John, sparate a quel bastardo! Ma hanno capito, caro. Forza, figli di Troia! Ma il fatto che è morita. Comunque non si può vedere questo fatto che un calibro 50 in testa col caschetto da pompiere. Cioè gli tolgo solo il caschetto. Dove stanno gli altri? Perché lo vedo qua dietro rosso? Sta dentro? Caporale Seggianza! Prendiamoci anche il rottame. Un po' di munizioni.
Ok, diciamo che abbiamo fatto un po' il pieno. Ma come passo con la moto qua? Ah, ok, spingo questo, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Va da sola la macchina. Bravissima. No. Continua a scendere sta macchina. No, ma che succede? Ma stiamo scherzando? Oh, non ho capito. Ok. La facciamo? Ok. Dai. Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai. Sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti. Boozer! Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attenti! Sto arrivando, Boozer. Ci sono quasi. Schizzo. Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Entrando dal cancello! Su, avanti! Che venga, Nick. Lascia che venga. Boozer! No, ho crashato. No. Che poi tra l'altro fai il figo. Ricky! Lost Lake, rispondete! Ricky! Come? Iron Mike, rispondete! Dick! Sei lì! Schizzo ha detto che eri morto! Trova Schizzo! Dannazione! Sì, ora lo trovo io, Schizzo, andrò qua. Sono stronzo. Questo è tutto colpo di Iron Mike. Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo all'ultimo! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Bene. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Eccolo lì. Sembrava oggi strano che non fosse crashato del tutto. Ho visto dove ci fa iniziare.
Chissà se tu mi penserai. Beh. No, da qua sei giù. Mamma mia. Okay. Che palle però. È una palla allucinante sta cosa. Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Non so se sarà. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Mi dispiace, Sara. Mi dispiace. Sì, iniziamo bene, iniziamo. Iniziamo ottimamente. Mi dispiace, ma io non mi arrendo. Non vedo il modo, troverò il modo, troverò il modo. Devo andare a nord a seguire me. Santi, amore è libera, sì. La via più diretta. Dobbiamo distruggere di nuovo i due campi che abbiamo distrutto. Santi, di qua. Direzione nord. Presidio, merda. Questo non c'era prima. Posso girarlo. Madonna, che botto. Non so che c'è in mano, la granata. Esci. Andiamo. Non esce più quello da là dentro. Stavano lì, eccolo là, infatti. No. Cioè, non è esploso. Perché non è quello, no? Ma se sparo invece lui. No, devo solo. No. Devono uscire qualcuno da là sopra se non mi sbaglio. Non esce nessuno. Allora, spostiamo sta macchina. Ah, eccoli qua. Sei mio. Vedi questa? Secondo me no. Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Già, come immaginavo. No, un cadavere solo. Okay. Vai. Il bello è che non posso manco salvare. Ah, posso salvare poco prima, secondo me, di arrivare. Aia. Aia. Allora, siamo uccidati questo da solo. Restano poche munizioni. Aia.
Vedo la munizione. Marca, mi servono munizioni ora. Il giro da questi, vediamo se ci danno qualcosa. Niente. Oh, manco una scatola di munizioni, niente, zero. Eccola qua, una. Pa. Bene. Vai. Altre munizioni. Qua ci dobbiamo riempire di munizioni, per forza. Cioè, solo 3 munizioni del fucile da precisione? Sto scherzando questo. Cioè, una cassa di munizioni mi ha dato 3 munizioni. E se là sopra c'è qualche altra cosa. Vabbè, abbiamo poche munizioni, ragazzi, pochissime munizioni. Rottami, però ce le prendiamo. Comunque questo lo devo riparare. La moto stava qua. Andiamo. C'è ancora l'accampamento nero da distruggere. Ma vaffanculo, otto bianco non ho visto un cazzo, ma è mai possibile? Ma come cazzo si fa? La mettiamo di qua la moto. Qua dentro ci sono le munizioni. Che cazzo, hanno occupato il vecchio presidio della Nero. Passerò senza combattere. Ehi, ehi, ehi. Pezzi di merda, levatevi di mezzo! Aia. Un lanciafiamme da laggiù, che voleva fare? Voleva colpirmi col lanciafiamme? Maledetta milizia, avanti! Dossa. Qualche munizione, no? C'è già come usarti. No. Voglio salvare, ragazzi, perché affinché succede
succede qualcosa, almeno sto qua giù io. Ma non so manco se mi... se mi salvo qui. Però proviamoci. Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai. Sei tu? Sì, portali qui, Internazione. Eddie, porta dentro i feriti. Boozer! Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attenti! Io sono sempre utile. Sto arrivando, Boozer, ci sono quasi. Schizzo! Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Stanno entrando dal cancello. Su, avanti! Che venga, Dick. Lascia che venga. Boozer! Giù! Ricky, Lost Lake, rispondete, Ricky! Iron Mike, rispondete! Dick, sei vivo? Schizzo ha detto che eri morto. Trova Schizzo, dannazione! Trova Iron Mike! Risolviamo. Ricky, parla. Che succede? Cosa... Schizzo è piombato qui con l'esercito. La milizia. Trovalo subito! La baita! Sali alla baita! Muoviti, cazzo! Ha detto che portava provviste, che voleva scusarsi. Ha supplicato Iron Mike di perdonarlo. Ricky, non... no, non dirmi che... Oddio, Iron Mike non può... Poi è scoppiato l'inferno. Ah, volevo sentire ancora. Fanculo a me. Ehi! Ehi! Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo all'ultimo! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? No, ma ha rilasciato lo stesso punto di prima. Nello stesso identico punto di prima. E mo? Non so che fare, ragazzi. Non... facciamo carica partita, l'ultimo salvataggio, vediamo se mi riprende da qua. Se no devo rifarla di nuovo. Ma se ricrasce di nuovo, devo saltare il video, se no. Non ne ho idea. Ciao Tris, buon pomeriggio a te.
Ma non capisco perché sto fatto, non capisco. Cioè, sempre nello stesso punto è crashato. È quello che mi preoccupa. Bene, allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spazzato. Niente, ci fa iniziare da qua, ragazzi, è inutile. Ok. Ci fa iniziare da qua. Carica partita. Non il salvataggio automatico, voglio prendere. Sempre da qua ci fa partire. Questo è l'ultimo salvataggio che ho fatto io. Proviamo a far caricare questo, non quelli automatici. Ma penso ci farà ripartire di nuovo da qua. Se è così, non rifacciamo domani. Sì, ci fa ripartire sempre da qua. Bene. Ok, ragazzi. Vedo domani se riesco a farlo partire. Se riesco ad andare avanti, non lo so. Perché comunque è inutile rifarlo di nuovo per crashare di nuovo nello stesso punto. Quindi magari con calma dopo faccio qualche aggiornamento, forse. Boh, vediamo. Ora vediamo. Ragazzi, vi do appuntamento alle ore 18, che continuiamo la Little Nightmare. E poi alle 21:30 continuiamo il gioco quello là nel manicomio italiano. Ok? Come forse? Non esiste il forse, la nuova volante. Ci becchiamo dopo sicuramente. Invece per Days Gone continuiamo domani. Alle ore 14:30, tanto rimaniamo in questi orari qua per il momento, 14:30, 18 e 22:30, ragazzi. Mi raccomando, a dopo. Ringrazio anche chi ci segue in differita su YouTube, invito loro a venire anche su Twitch, che ragazzi, venite su Twitch che più siamo, meglio è. Più siamo, meglio è. Vi ringrazio anche oggi per la compagnia e vi do appuntamento a dopo. Grazie ragazzi, a dopo.